La cosa fantastica a insegnare ai bambini è che i bambini poi vanno a casa e cominciano a fare le domande ai genitori, trovandoli impreparati sia sulle materie prime, eccetera, eccetera, li costringono a pensare, magari anche andare a cercare materie prime più eccellenti, a fare più ricerca, più attenzione. Perciò diciamo così che se vuoi insegnare a un genitore devi insegnare al bambino. È un compleanno speciale quello della banda Piccoli Chef, che festeggia i suoi primi 5 anni di attività. Il progetto aveva preso il via nel gennaio 2012 da una felice intuizione della dottoressa Barbara Lapini, che iniziò a organizzare i primi laboratori di cucina dedicati ai bambini e volti a promuovere i principi dell'educazione alimentare attraverso il gioco e il divertimento. Le radici di un sogno che cresce nella sala dei grandi della provincia di Arezzo ha voluto proprio rievocare questa splendida iniziativa, che ha visto la partecipazione nel tempo di Lilt, Associazione Cuochi e Coldiretti. Il nostro sogno era insegnare a mangiare ai bambini per garantirgli un futuro sicuramente migliore. Noi ci teniamo tanto, per noi questo è un valore che deve essere comunque trasmesso, e quindi ci abbiamo veramente messo l'anima e il corpo, ma il territorio e tutti hanno comunque risposto in maniera estremamente positiva. A cominciare dalla qualità poi dei nostri prodotti, no? Assolutamente, noi partiamo dalla qualità dei nostri prodotti, perché diciamo, noi abbiamo un territorio meraviglioso, ricco di prodotti speciali, meravigliosi, e di conseguenza dobbiamo assolutamente conoscerli, consumarli e mangiarli. Soltanto manutenendo un territorio, valorizzando i suoi prodotti anche attraverso le piccole e le nuove generazioni, con un occhio alla salute si può pensare di andare lontano. Se non si lega il territorio anche a questi tipi di concetti, evidentemente le aziende agricole del nostro paese finiranno. I bambini così sanno riconoscere i veri sapori, no? Che spesso l'industria un po' nasconde. Ma sanno riconoscere i sapori e sanno riconoscere anche la stagionalità dei prodotti, cioè è inutile che facciamo credere loro che tutti i mesi sono uguali, che tutti i mesi troviamo determinati tutti i prodotti. Noi cerchiamo di portare sin dalla tenera età, ma lo portiamo anche nelle scuole con determinati progetti. Quest'anno siamo intorno ai 1800 bambini coinvolti, che andiamo lì a spiegare che la fragola non si mangia a dicembre e il mandarino non si mangia ad agosto. Noi abbiamo questa presunzione di rieducarli. La cosa interessante è che insieme al bambino noi proviamo a rieducare anche l'intera famiglia e i genitori. Che cosa hai cucinato? Il pane all'olio, il pane col vino, poi il pane con la marmellata, il pane con i cachi. Cosa c'era poi? Il pane con l'olio e lo zucchero. Il pane con l'olio e lo zucchero. E poi basta. La cosa più bella che hai imparato? Sì, il cotone allo zucchero. Perfetto.